Buongiorno a tutti i presenti e benvenuti. La lectio magistralis di oggi sugli organi di autogoverno delle magistrature è tenuta dal giudice della Corte Costituzionale Nicolò Zanon, a cui rivolgo un cordiale saluto e un sentito ringraziamento per aver accettato il nostro invito. Professore Zanon è un profondo conoscitore degli organi di autogoverno e del loro funzionamento. Il suo interesse, testimoniato dai numerosi scritti sul tema, deriva anche dalla diretta esperienza vissuta come componente di ben due organi di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa e il Consiglio Superiore della Magistratura. Di seguito alla Lectio Magistralis avremo il privilegio di ascoltare il professore Balestra, vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, che svolgerà il ruolo di discussant, e il giudice costituzionale Angelo Buscema, che, come di consueto, trarrà le conclusioni. Ad entrambi va il mio più cordiale saluto. Il tema che ci occupa è particolarmente importante, in quanto strettamente connesso alla tutela dell'indipendenza e dell'autonomia di ciascun plesso magistratuale. Indipendenza e autonomia che, in quanto principi basilari irrinunciabili, costituiscono il presidio indispensabile per l'imparziale applicazione della legge e per la realizzazione del giusto processo. Il tema, inoltre, è di straordinaria attualità anche per le recenti vicende che hanno investito la magistratura italiana e che impongono una riflessione sempre più attenta sul ruolo che gli organi di autogoverno devono esercitare a tutela del prestigio, della credibilità e dell'autorevolezza dei giudici. Giudici che devono operare come qualsiasi altro soggetto che esercita una carica pubblica con disciplina d'onore, come prescrive la Costituzione, ispirando l'azione a disinteresse personale o di gruppo, ovviamente nel doveroso rispetto dei codici deontologici che tutte le magistrature hanno adottato in ossequio alle disposizioni normative vigenti. Ci avviamo verso una importante stagione di riforme annunciate nel recente Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, formulato dal governo e approvato dal Parlamento. Riforme che vedranno interventi significativi anche nel campo della giustizia, intesi a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario. Sono previste per il perseguimento di tale obiettivo riforme in tema di ordinamento giudiziario, necessarie non solo per ottenere un generale miglioramento dell'efficienza e della complessiva gestione delle risorse umane, ma anche per garantire, leggo testualmente, un esercizio del governo autonomo della magistratura libero da condizionamenti esterni o da logiche che non siano improntate al solo interesse del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. In particolare, per la giustizia ordinaria è prevista una riforma del meccanismo di elezione dei componenti del CSM ed una rimodulazione dell'organizzazione interna di quell'organo, allo scopo di garantire un autogoverno improntato ai soli valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della giurisdizione. Le riforme annunciate nel piano riguardano la giustizia ordinaria e, per certi aspetti, però non ordinamentali, ma soltanto organizzativi, la giustizia amministrativa, in particolare per la realizzazione del cosiddetto ufficio del processo. E pur non essendo previsto nulla per il nostro istituto, ritengo, come ho avuto modo di affermare anche recentemente in occasione di inaugurazione dell'anno giudiziario, che siano necessari interventi legislativi a tutela della garanzia, delle garanzie di status per i magistrati della Corte dei Conti. Appare non differibile l'adozione di una più completa disciplina normativa dello status del magistrato contabile, in atto o non sempre rispettosa della riserva di legge che deve caratterizzare la materia in questione. Sarebbe altrettanto auspicabile anche il completamento del processo di riforma dell'organo di autogoverno attraverso la realizzazione di una omogeneità formale e sostanziale con i coesistenti organi delle altre magistrature. Dicevo completamento, sì, perché il Consiglio di Presidenza venne istituito, come i colleghi ricorderanno, con la legge 117 del 1988, che introdusse la nuova disciplina dell'organo con carattere di provvisorietà. La norma diceva fino all'entrata in vigore di una legge di riforma della Corte dei Conti. Al Consiglio venne affidata la competenza per l'adozione di tutti i provvedimenti riguardanti le funzioni dei magistrati, con un rinvio alla legge 182 del 1986, che riguarda appunto la giustizia amministrativa. L'organo venne istituito con una composizione che vedeva allora una prevalenza numerica della componente togata, erano 10 magistrati, rispetto a quella laica, 4.
Dopo oltre un ventennio intervenne la legge 15 del 2009, che apportò rilevanti modifiche alla composizione, alla funzione e al ruolo del Consiglio di Presidenza. Gli obiettivi perseguiti dal legislatore in quell'occasione furono plurimi. Si cercò di contrastare le dinamiche correntizie dell'associazione, che indubbiamente influivano sul buon funzionamento del Consiglio. Ricordiamo la tendenza alla negoziazione distributiva delle decisioni più importanti, e si volle anche individuare un antidoto all'autoreferenzialità della magistratura contabile. Ora, pur dovendosi valutare positivamente tali obiettivi, si pervenne tuttavia in concreto a soluzioni discutibili che determinarono purtroppo un declassamento dell'organo e conseguentemente anche la decotazione dell'indipendenza garantita all'Istituto e ai suoi componenti dall'articolo 100, comma terzo della Costituzione. Il Consiglio di Presidenza, infatti, sul piano definitorio, da organo di autogoverno venne espressamente qualificato organo di amministrazione del personale e adesso vennero attribuite soltanto le funzioni espressamente previste dalla legge. Al Presidente della Corte, invece, qualificato come organo di governo dell'Istituto e quindi titolare della funzione di indirizzo politico-istituzionale, vennero attribuite tutte le funzioni non espressamente affidate ad altri organi della Corte, ivi compresi, per esempio, il potere di iniziativa sui lavori del Consiglio, ovvero la competenza per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi istituzionali. Al vulnus istituzionale si aggiunse anche una rimodulazione della composizione del Consiglio di Presidenza. Venne infatti previsto che lo stesso fosse composto, oltre che dai componenti di diritto, che come sappiamo sono tre, da quattro rappresentanti del Parlamento e da quattro, anziché 10, membri eletti da tutti i magistrati della Corte dei Conti. Tale composizione risulta anomala rispetto a quella prevista per gli organi di governo delle altre magistrature, ma non solo è anomala, ma a mio avviso anche difforme rispetto agli standard europei. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, infatti, il 17 dicembre 2010, un anno di distanza appunto dalla riforma normativa, sulla base dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, approvò una raccomandazione sull'indipendenza e sull'imparzialità dei giudici, che a proposito degli organi di autogoverno della magistratura espressamente prevede, leggo testualmente anche in questo caso, che almeno la metà dei membri di tali consigli devono essere scelti da parte dei loro colleghi nel rispetto del pluralismo all'interno del sistema giudiziario. Il principio quindi della maggioranza dei membri eletti dal corpo dei magistrati rispetto alla composizione complessiva dell'organo di governo è dunque essenziale per garantire l'indipendenza della magistratura. Ed è ovvio che debba essere così, perché un organo la cui composizione non è determinata in modo significativo dai magistrati stessi non può considerarsi organo di autogoverno, né può ritenersi che sia sufficiente il fatto che i magistrati all'interno del Consiglio siano comunque sette, quattro eletti e tre di diritto, perché la componente elettiva, espressione del corpo dei magistrati, rimane comunque minoritaria. Va in definitiva rilevato che il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, per composizione e funzioni, si discosta dal modello indicato dai padri costituenti negli articoli 104 e seguente della Costituzione, modello peraltro osservato per gli altri organi di autogoverno della giustizia amministrativa e persino per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che è una magistratura onoraria. Con riferimento al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, la Corte Costituzionale si pronunziò a suo tempo con una sentenza, la 16 del 2011. La Corte però non entrò nel merito della questione sollevata. Era una questione di legittimità dell'articolo 11, comma ottavo della legge 15 del 2009, che venne sollevata con riferimento agli articoli 3, 103, 104 e 108 della Costituzione. Non si pronunziò nel merito, dicevo, perché venne dichiarato inammissibile in quanto si riteneva che il petitum fosse incerto, che fosse indeterminato. Però, in motivazione, la Corte Costituzionale si pose incidentalmente il problema della composizione, individuando implicitamente come sottinteso modello ideale quello del Consiglio Superiore della Magistratura. La stagione delle prossime riforme, ovviamente pur non riguardando direttamente il nostro organo di autogoverno, potrebbe in qualche modo riguardarlo. A mio avviso sarebbe indispensabile, oltre al ripristino
a favore del Consiglio di Presidenza di tutte indistintamente le attribuzioni riguardanti i magistrati, sarebbe, dicevo, indispensabile anche rivederne la composizione, considerando una necessità, a mio avviso, fondamentale, che è quella di garantire all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura contabile la rappresentanza di tutte le plurime funzioni istituzionali intestate alla Corte dei Conti, funzione di controllo, funzione requirente, funzione giurisdizionale. Un'ultima indicazione, leggevo qualche giorno fa, mi pare lunedì, un articolo su Repubblica di Luciano Violante che auspicava non soltanto la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche degli altri organi di governo e formulava una proposta, non so se una proposta, una provocazione, in ordine all'impugnazione degli atti adottati dagli organi di autogoverno. Ritiene, diciamo, Luciano Violante in tale articolo che gli atti adottati dagli organi di governo dovrebbero essere impugnati dinanzi ad un'alta corte specializzata, composta, dice Violante, con gli stessi criteri della Corte Costituzionale. Il tema, come si vede, è complesso e merita certamente quegli approfondimenti che saranno svolti dal giudice Zanon e dagli altri intervenienti, a cui ovviamente mi rimetto, insomma, interrompendo il mio intervento, scusandomi appunto se è stato troppo lungo. Purtroppo alle 16:30 dovrò abbandonare la riunione scusatemi, anzi per indifferibili impegni istituzionali. Auguro ovviamente buon lavoro a tutti. Cedo la parola al carissimo presidente Carosi, che saluto affettuosamente, direttore della scuola di formazione Francesco Staderini, per un suo saluto. Prego Aldo. Grazie Guido, e io continuo anche a ringraziare il Consiglio di Presidenza per questa occasione che non è mai venuta in mente ai consigli di presidenza precedenti, di chiamare per preziose conferenze e scambio di vedute i membri della consulta e capire proprio dalle loro parole dinamiche e meccanismi che qualche volta all'esterno possono essere percepiti in modo diverso. E è chiaro che l'argomento è estremamente complesso e che l'amico Nicolò, in quanto giudice della Corte Costituzionale, potrà parlare soprattutto con riguardo a quanto deciso, a quelli che sono gli orientamenti che la consulta ha già dato, perché non vogliamo, diciamo, catapultarlo nell'agone delle opinioni politiche in materia che sono estremamente, estremamente complesse. Ha già detto il presidente Guido con molta puntualità le tematiche che hanno caratterizzato la cosiddetta riforma Brunetta. Quindi io mi permetterò di trattare alcuni temi, per così dire, trascendenti rispetto alla tematica delle maggioranze all'interno dell'autogoverno, proprio per trattare, come posso dire, se possibile, a livello di quesiti, la materia da un punto di vista ontologico proprio dell'autogoverno. Ricordo che in occasione della sentenza che è stata ricordata da Guido e di cui fui estensore, che molte furono le sorprese per il regime un po' particolare che caratterizzava la Corte dei Conti, e soprattutto si sottolineava come insomma, alcuni profili, quali la valutazione dei magistrati, i criteri di assegnazione degli affari, ecco, fossero una materia che nelle altre magistrature, secondo quelli che erano un po' i dettami della consulta, dovessero essere affidati al Consiglio di Presidenza e non al Presidente in qualità di organo monocratico. Però
però in realtà la tematica è molto più complessa, perché di fronte noi abbiamo un meccanismo, anche quello del CSM, che ha mostrato di recente profondi limiti. E allora io, nei limiti in cui ovviamente l'amico Nicolò potrà trattare, senza volermene a male per l'averlo tirato per la giacchetta, io vorrei anche sentire qualcosa a proposito del conflitto di interessi dei membri del CSM, sia i togati che gli esterni, ma direi addirittura più per i togati che per gli esterni, se sia compatibile per esempio partecipare ad un organo di autogoverno quando magari si compete per promozioni o assegnazioni di incarichi direttivi, e se tutto questo garantisca quella imparzialità che appunto l'Europa per prima ci raccomanda. E quindi, se la disciplina e l'onore non voglia dire altro che ma soprattutto un'equidistanza dagli interessi. Sempre c'è stata, io sono sempre stato nemico delle ideologie trasportate nella professione di magistrato, ma oggi si assiste a qualcosa di ancora più pericoloso, cioè una sorta di cordate di pressione che, facendo leva sull'ideologia, poi in qualche modo vanno a condizionare la distribuzione degli incarichi, per cui spesso vediamo anche i magistrati di alta nomea ed alto spessore una tendenza ondivaga per andare magari verso gli hashtag che sono maggiormente in vigore nel periodo in cui si compete. L'altra cosa che invece mi piacerebbe che fosse ribadita, che se la Corte, come io penso, faccia parte a pieno titolo delle magistrature regolate appunto nella nostra Costituzione, le funzioni non debbano per forza essere regolate dalla legge, che ci sia cioè una riserva assoluta, e che i regolamenti all'interno, alla Corte dei Conti c'è una sorta di conflitto di competenza strisciante tra il Consiglio di Presidenza e le sezioni riunite, ma io, trascendendo da questo conflitto, vorrei magari essere rassicurato sul fatto che le funzioni magistratuali, quali che siano, debbano avere una base legislativa, e che il regolamento possa solo curare i profili organizzativi e non ridisegnare le funzioni così come sono delineate dalla legge. Ripeto, sono tutti problemi legati tra loro a filo doppio, e prima Guido Carlino ricordava appunto l'idea di Violante di creare un tribunale per gli organi di autogoverno. Ecco, io credo che qualcosa debba essere fatto, al di là di chi poi controlla i controllori dei controllori e tutto quello che si comporta, perché la tendenza a dimenticare la motivazione nell'attribuzione degli incarichi, la tendenza a non raccogliere la produttività e la qualità dell'attività dei magistrati con criteri
obiettivi. Io so che i criteri obiettivi in realtà probabilmente non esistono, ma comunque con criteri trasparenti, con dati obiettivi, in modo da non confondere nei carichi di lavoro attività assolutamente defatiganti che si fanno in 5 minuti con altre che comportano invece un'attività complessa e un grande approfondimento professionale. Ecco, io mi piacerebbe proprio sentire Nicolò, col quale tra l'altro su questo tema ho fatto riflessioni comuni, che tra l'altro ci hanno trovato quasi sempre sulla stessa linea, ecco, che quindi non sia soltanto un problema di maggioranze tra togati e laici, ma probabilmente come assicurare la terzietà, per come sottrarre al gruppismo a questo punto, piuttosto che alle ideologie, perché oggi forse più di gruppismo che di ideologie si può parlare, cioè a quei gruppi di pressione che in qualche modo vanno ad influenzare le decisioni, come si possa far fronte a questo, magari con meccanismi che alla fin fine in un gruppo di eletti scelgano attraverso criteri magari anche diversi dall'elezione diretta, un soggetto che sia in grado di assicurare queste qualità all'autogoverno, ecco, perché l'autogoverno possa essere veramente una funzione che sfrutta completamente la professionalità e la conoscenza degli interna corporis per il buon andamento e lo sviluppo delle funzioni con onore e prestigio per la magistratura, da quelle che invece attraverso questo schermo magari arrivano a conclusioni diverse. E ripeto, mi permetto di suggerire che forse la parola trasparenza e la parola motivazione nelle scelte che vengono fatte dagli organi di autogoverno debbano assumere una importanza, una priorità rispetto a quanto forse oggi gli viene riservato. Quantomeno non dovrebbero essere svolti attraverso colloqui telefonici queste valutazioni, ma dovrebbero essere rese dotte nei limiti della correttezza e del rispetto della professionalità di coloro che poi ne sono destinatari. Spero di non essermi dilungato troppo, ma Nicolò mi perdonerà, perché tra di noi abbiamo la comune tendenza a farci del male e quindi a chiederci il perché del perché in tutte le questioni che trattiamo. Grazie. Non ricordo se tocca a me ora. A te, oramai sei tu al centro. No, allora, intanto un sentito ringraziamento innanzitutto al presidente Guido Carlino, al vicepresidente professor Balestra, al presidente Aldo Carosi, fraterno amico e compagno di lavoro per lunghi anni alla Corte Costituzionale, e al caro amico Angelo Buscema, che mi è stato di grande supporto anche nell'avvicinamento a questo gradito impegno. Naturalmente, ecco, io non sono certo io a poter insegnare a voi quali sono i problemi, o a parlare a voi di quali sono i problemi specifici del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, perché se siete anzi voi che ne dovete parlare a me. E del resto le due puntualissime introduzioni del presidente Carlino e del presidente Carosi ha posto in luce qual è il contesto normativo complessivo in cui questa chiacchierata che facciamo oggi si innesta, e il presidente Carosi ha posto sul tappeto alcune questioni molto serie, molto complesse, alle quali cercherò di avvicinarmi nel corso della chiacchierata. Naturalmente io invece, in termini generali, farò qualche riflessione da costituzionalista, quale sono, che si è interessato a questi problemi, evitando di scendere ovviamente in dettagli che riguardano poi le scelte concrete di gestione, di amministrazione, e che sono molto meglio conosciute da chi pratica da vicino
la vita collegiale di questi organi. Allora, la prima notazione che vorrei fare, in una sorta di avvicinamento progressivo al cuore dei problemi che sono stati posti, riguarda la presenza necessaria di tali organi di governo delle magistrature, a partire dal 108 secondo comma e a partire dal 103 comma, che è stato ricordato prima, che sono norme indubbiamente piuttosto scarne. Il 108 secondo comma, lo sappiamo, dice che la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, e il 103 comma, in modo analogo, dice che la legge assicura l'indipendenza della Corte dei Conti e dei loro componenti di fronte al governo. Ma allora, come faccio io a sostenere la tesi della presenza necessaria nel nostro ordinamento di organi di governo autonomo delle magistrature speciali a partire da norme così essenziali? Qual è la costruzione teorica che sta dietro a questa idea? Sembra una cosa banale, ma secondo me nel momento attuale in particolare ha un fondamento importante. La Corte Costituzionale, nella ricordata sentenza 16 del 2011, dice che un organo di garanzia per le giurisdizioni speciali deve comunque esserci. Sarebbero perciò organi, sottolineo, costituzionalmente necessari. La definizione organo di garanzia forse non è felicissima, perché fa pensare ad altro, ma qui si intende che la Corte voleva parlare di garanzia della indipendenza dal potere politico per quanto concerne l'amministrazione dell'ordine giudiziario di riferimento. Ora, questa prima tesi della necessarietà della presenza di organi specifici a partire da queste scarne norme costituzionali è piuttosto interessante. Si tratta di un vincolo per il legislatore di istituire, nel senso di istituire organi, a partire da una direttiva finalistica che si può definire generica, assicurare l'indipendenza, e che forse potrebbe in astratto trovare realizzazioni anche attraverso direzioni diverse. Però spunti in questa direzione, per così dire, istituzionalistica, cioè dal 108 e dal 100 organi necessariamente presenti, si trovano già per esempio nella sentenza 266 dell'88 della Corte Costituzionale. Siamo in tema di magistratura militare. Quella sentenza, dopo un avvertimento di qualche anno precedente, sentenza 67 dell'84, dichiarò illegittima la legge dell'80, che prevedeva bensì la necessaria istituzione, costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, ma non stabiliva in proposito alcun termine, e perciò consentiva all'esecutivo, in un periodo transitorio che proseguiva indefinitamente, di assumere provvedimenti relativi alla carriera dei magistrati militari, pur dovendo ascoltare, prevedeva la legge allora, un parere fornito dai magistrati di vertice del plesso. La Corte qui riconobbe che in verità l'indipendenza è forma mentale, è costume, è coscienza di un'entità professionale, ma disse: in mancanza di adeguate sostanziali garanzie, essa degrada a velleitaria aspirazione, e da qui la necessaria presenza degli organi in questione. E aggiungo che oggi la prospettiva della presenza necessaria sulla scena di questi organi, a partire da quelle scarne formule costituzionali, è rafforzata, è rinvigorita, è nutrita proprio dalle scelte che ha fatto il legislatore. Direi proprio sul piano della legittimità costituzionale, qui un poco mi sbilancio, ma mi pare davvero necessario farlo. Nel momento in cui il legislatore si è indirizzato in questa scelta, è andato in questa direzione, non potrebbe tornare indietro. E lo dico perché di questi tempi sembra un'acquisizione banale e forse anche un po' scontata, ma credo che sia importante mantenere alta l'attenzione sugli equilibri istituzionali essenziali. E tra i principi determinanti, tra gli equilibri determinanti, c'è proprio quello della separazione fra tutti i poteri, che è la vera garanzia poi dei nostri diritti. La presenza ormai stabile di questi organi è un aspetto essenziale, cioè è un profilo regolatorio essenziale
di questo equilibrio tra i poteri, di questa separazione a garanzia dell'indipendenza anche della magistratura. Secondo aspetto definitorio, organi di autogoverno o organi di governo autonomo? Questa è una, se volete, una vexata questio, e il problema in qualche modo è suscitato dal titolo stesso che è stato dato a questo mio intervento. Non credo si tratti di una mera differenza lessicale o di solo di una sfumatura. Gli indici costituzionali, che però, sottolineo, riguardano il solo Consiglio Superiore della Magistratura Ordinaria, deporrebbero a favore della definizione organo di governo autonomo, perché il Consiglio Superiore della Magistratura è costituzionalmente caratterizzato dall'essere presieduto ab externo dal Presidente della Repubblica e naturalmente poi dalla presenza fra i componenti elettivi di un terzo di laici di elezione parlamentare. Quindi non è un autogoverno e basta, è un governo autonomo cui compartecipano figure essenziali. Soprattutto la posizione peculiare del Presidente della Repubblica non ha bisogno di essere illustrata, è Presidente del CSM in quanto è Presidente della Repubblica, non è scelto dal Collegio, e questo ha tutta una serie di conseguenze sulle quali ora non mi vorrei dilungare perché non sono l'oggetto del nostro tema. Sottolineerei però che tutto questo non necessariamente vale alla stessa stregua per gli organi relativi alle magistrature speciali, che sono disciplinati dalla sola legge ordinaria secondo regole anche piuttosto diverse, tra cui quella, per esempio, che attribuisce la presidenza dell'organo di governo al presidente del relativo plesso giurisdizionale. Il ragionamento semmai si dovrebbe spostare a questo punto, ed era stato un tema, è stato un tema che ha già toccato il presidente Carlino, e lo ha fatto, e non è un caso, secondo me, nella stessa ottica in cui avevo pensato di farlo io. Influenza del modello costituzionale CSM o sui confini di questa influenza su tutti gli organi delle magistrature speciali, che è un po' il tema che sta nel fondo della nostra chiacchierata. Il problema è che oggi il modello CSM, lo si accennava appunto prima, è molto meno in auge di un tempo per le vicende che ben conosciamo. Del resto, badate, è sempre stato in questi ultimi anni un modello, tra virgolette, malfermo, se posso dir così, ma lo dico senza nessuna connotazione valutativa, ma solo in chiave descrittivo barra realistica, perché è un modello continuamente sottoposto a erosione culturale, se posso dir così, da ricorrenti proposte di riforma, anche di livello costituzionale. Qualunque giudizio poi uno possa aver maturato su ciascuna di queste proposte, anche qui mera constatazione realistica senza intenti valutativi. Oggi poi è stato detto anche questo, si profilano, peraltro fatte con solo con legge ordinaria, riforme incisive sia sulla legge elettorale per i componenti togati, sia sui tempi del rinnovo, nel senso di orientarsi, vedremo se poi andrà veramente così, nel senso di un organo a rinnovo parziale o modulare, una parte dei togati, una parte dei laici ogni 2 anni vengono rinnovati, quindi a scadenze continue e ravvicinate, sempre che sia possibile sostenere che i 4 anni di cui ragiona l'articolo 104 della Costituzione, badate, durata del mandato dei consiglieri elettivi, siano appunto 4 anni riferibili al singolo componente e non all'intero organo nel suo complesso. E la legge istitutiva del CSM nel 58 sposò questa seconda interpretazione, e quindi bisogna un po' rifare tutto. Se passasse questa riforma, allora noi avremmo a che fare con un organo continuo che non viene rinnovato completamente alla scadenza del quadriennio, ma pensate alle conseguenze in termini proprio sistematici. Certo, uno può dire ci sarebbe probabilmente una immediata scomposizione di certe dinamiche non pregevoli, la rottura di certi blocchi di potere, ma io penso che un corpo elettorale tutto sommato non infinito
saprebbe ricomporre questi blocchi adeguandosi anche a questa nuova disciplina. E poi avremo altre conseguenze, forse ancora più generali. Non sarebbe facile, o sarebbe meno agevole, ragionare del CSM come un organo che nella sua integralità risente dell'esito delle elezioni togate e delle scelte fatte in Parlamento sui laici e può pertanto rappresentare, identificare, farsi portatore di un proprio rinnovato e specifico e riconoscibile indirizzo in tema di gestione della magistratura. Cioè vi sarebbe proprio la mancanza di un rinnovato e identificabile indirizzo di legislatura. Di fronte a un CSM che almeno in parte si presenterebbe come organo continuo, logiche di questo genere non potrebbero più essere utilizzate, comunque non allo stesso modo. Io non so se questo sarebbe un bene o sarebbe un male, e ciascuno può valutare come crede, non dirò come la penso. Ma poi ci sarebbero anche conseguenze pratiche del rinnovo parziale ogni 2 anni, ad esempio pensate il coordinamento della formazione degli organi interni, pensate soprattutto alla sezione disciplinare e chi elegge e come lo elegge il vicepresidente, chi ha il diritto di farlo. Altre riforme di cui si ragiona per esempio riguardano l'aumento complessivo del numero dei componenti elettivi, sia togati che laici, sempre nel rispetto di quella proporzione 2/3, 1/3. Insomma, vedremo. Ma tutto questo ci serve a dire, proprio nell'ottica che accennava il presidente Carlino, che il modello CSM, non so se resti un modello, quantomeno non è più tanto un modello fermo e stabile, ecco, per gli organi di magistratura. Rischia di essere un modello che si muove a sua volta, anche se le riforme vengono fatte con sola legge ordinaria, se vengono fatte in modo incisivo, hanno un effetto sistematico notevole sulla posizione complessiva dell'organo del sistema. Noi però dobbiamo fare i conti con le affermazioni contenute soprattutto nella sentenza 16 del 2011, che allo stato, a parte la sentenza di cui dirò dopo, quella redatta da Aldo, la 257/2017, rappresenta il punto di riferimento per i temi che affrontiamo. In tema di composizione degli organi di governo delle magistrature speciali, la Corte Costituzionale negli indirizzi precedenti, penso soprattutto alle sentenze 377 del 98 e 161 del 99, aveva inizialmente sposato la tesi per cui questa materia si presta a una pluralità di soluzioni, fra le quali solo il legislatore è legittimato a scegliere con una certa discrezionalità. Ma proprio in relazione al caso della sentenza 16 del 2011, proprio in relazione alla composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, la Corte appunto si assesta su una posizione diversa. Dicevo, non è l'unica sentenza costituzionale che si è soffermata criticamente sull'assetto delle competenze all'interno dei vari organi, e con particolare riferimento al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti come riorganizzato dalla legge Brunetta, perché appunto ricordava Aldo Carosi, vi sono alcuni rilievi critici contenuti soprattutto in tema di principio di legalità o di base legale, appunto tornerò sul tema dei provvedimenti del Consiglio nella sentenza 257 del 2017. Ma soprattutto nella 16 del 2011 era proprio in discussione la conformità al principio di indipendenza delle previsioni legislative che hanno introdotto quella parità numerica che accennava il presidente Carlino tra consiglieri laici eletti dal Parlamento e consiglieri togati eletti dai magistrati. La questione al fondo è stata poi dichiarata, non è stata decisa, è stata dichiarata inammissibile. E ci sono state anche critiche dottrinali piuttosto profonde su questo fatto che la Corte si sia ritratta dalla decisione. Ricordo in particolare una nota di Valerio Nida, ex presidente della Corte, e anche del collega Roberto Pinardi, che è un professore di diritto costituzionale. Perché inammissibile? Perché il giudice rimettente chiedeva alla Corte di intervenire elevando il numero dei togati, ma senza indicare di quanto.
come se ci fosse stato un obbligo di indicare un petitum specifico, e in sostanza senza dire quale sarebbe l'adeguata proporzione fra le due componenti, in quanto richiesta dalla Costituzione. Però, appunto, è stato già detto, rispetto alle decisioni più risalenti che richiamavo prima, in cui si era richiamata in modo netto la discrezionalità legislativa in materia, qui la Corte ribadisce che è compito del Parlamento fissare le proporzioni fra laici e togati, però testualmente dice degli organi suddetti debbono necessariamente far parte sia componenti eletti dai giudici delle singole magistrature, sia componenti esterni di nomina parlamentare nel bilanciamento di due interessi costituzionalmente tutelati, entrambi tutelati, ad evitare tanto la dipendenza dei giudici dal potere politico quanto la chiusura degli stessi in caste autoreferenziali. È l'evocazione sostanzialmente della scelta fondamentale, delle ragioni che hanno nutrito la scelta fondamentale in Assemblea Costituente quanto alla composizione del CSM, anche se poi andando a rivedere quel dibattito in Assemblea Costituente si vede che rispetto a questo succo che ne viene tratto il dibattito fu molto più ricco, ci furono tante cose diverse dette là. Comunque, secondo la Corte, al legislatore spetta la definizione della proporzione fra i due componenti, ma non pare concesso, non parrebbe concesso istituire organi di garanzia formati solo da magistrati o solo da laici. Ora, io mi permetterei di dire, non è facile perché io sono un giudice in carica e abbiamo a che fare con un precedente molto, molto chiaro, però qualche riflessione critica si può fare su questa tesi. Badate, non tanto sul piano della opportunità, perché su questo è una tesi molto ragionevole che tiene insieme bilancia, ma sul piano del suo essere costituzionalmente obbligata, intendo dire, in quanto deducibile sia dal modello CSM sia forse dalle norme costituzionali del 108 e del 100 che richiamavo prima. Cioè, la domanda è: organi come il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti o il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa devono necessariamente ricomprendere per vincolo costituzionale dei componenti laici? E i componenti togati, perché allora, questa è una prima conseguenza, non è tanto una scelta di opportunità, è soprattutto, è in primis, una scelta di costituzionalmente necessaria, obbligata. E i componenti togati devono essere, come dice la Corte in quella sentenza, per forza eletti e perciò anche essere elettivi. E questa anche è una cosa piuttosto importante. Se fosse così, pensiamo alle conseguenze in termini di vincolo al legislatore. Niente sorteggio. Badate, io credo che ci sia un vincolo costituzionale che impedisce il sorteggio per il CSM, ma perché? Perché per il CSM l'articolo 104 ragiona testualmente di membri eletti e di membri elettivi. Basta andare a vedere la disposizione, i componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari, eccetera, i membri elettivi del Consiglio durano in carica. C'è un testo molto chiaro, ma per le magistrature speciali forse non è così. Badate, io penserei che il sorteggio in questo caso, ma questa è una mia opinione, è una mia rispettabile opinione, ma non fa testo, il sorteggio sarebbe inopportuno perché diminuirebbe l'autorevolezza dell'organo, ma direi che non si tratterebbe in principio, cioè farei fatica a dire che sarebbe una scelta costituzionalmente legittima. Ecco. Poi, dopodiché la contesterei sul piano dell'opportunità, ma in termini di vincolo costituzionale le cose, ahimè, se prendiamo sul serio i testi, stanno diversamente. Ci sono poi altri ragionamenti di carattere generale che si possono fare. Io penso che un organo di governo autonomo sia appunto essenzialmente questo, cioè non sia tanto
in sé, nel suo complesso considerato, con laici e togati, e non sia invece un'assemblea rappresentativa dell'ordine giudiziario di riferimento. Però penso che, andando dentro ai consigli, in quanto siano consigli a composizione mista, si devono fare delle differenze importanti fra laici e togati. I togati, mi pare, e questo allora porterebbe a dire che l'elezione e l'elettività hanno un significato più profondo, forse. I togati rappresentano il corpo magistro attuale di riferimento, e forse allora questo è il fondamento del fatto che essi debbano essere, una parte di essi debba essere necessariamente elettivi. Naturalmente esiste anche il concetto della rappresentanza istituzionale che si affianca a quella elettiva. I membri di diritto in tutti gli organi di cui ragioniamo hanno questa essenziale funzione istituzionale, cioè di rappresentare la stabilità, di rappresentare l'istituzione nella sua permanenza, ed è un mandato il loro che non a caso si può estendere anche oltre quello dei consiglieri elettivi, proprio in questa chiave. Però per i componenti rappresentativo elettivi c'è questo aspetto essenziale dell'essere rappresentativi delle categorie di riferimento e tra l'altro, come veniva anche qui ricordato, delle diverse categorie che compongono il plesso giurisdizionale di riferimento. Non a caso il CSM è fondamentalmente organizzato in questa chiave, con la preoccupazione di dare emersione alle diverse funzioni, che del resto sono l'unico aspetto sulla cui base i magistrati tra loro si possono distinguere. Ci sono poi una serie di conseguenze sistematiche che vengono da qui, per esempio permanenza in carica in caso di collocamento a riposo del componente togato. Il problema si è posto anche al CSM, come sapete, già durante la mia consigliatura si discusse del destino del consigliere togato eletto che si è collocato in quiescenza appunto durante la consigliatura. In quel caso il CSM sostenne che il componente eletto, anche se collocato a riposo, non decade, perché la legge non prevede esplicitamente tale ipotesi come causa di cessazione dalla carica, mentre disciplina espressamente altre ipotesi di incompatibilità, sospensione e decadenza. E le norme limitative del diritto di elettorato passivo, soprattutto quelle che comportano una decadenza, non possono essere interpretate in modo estensivo, perché altrimenti si potrebbe avere una alterazione della fisionomia dell'organo così come scelto dagli elettori. Ma il giudice amministrativo andò allora in contrario avviso e ritenne che la mancata espressa previsione quale causa di decadenza dalla carica di consigliere del CSM della cessazione dall'ordine giudiziario per quiescenza dipendeva non già da una irrilevanza del collocamento a riposo, ma dall'essere addirittura ritenuto scontato che la perdita dello status di magistrato in servizio, comportando il venir meno del presupposto stesso della sua partecipazione al cosiddetto autogoverno, sia ostativa alla prosecuzione del mandato. Anche perché, ad esempio, uno in quella consigliere in quella condizione sarebbe in servizio, ma del tutto sottratto ai vincoli e alle potestà disciplinari che pur gravano sugli stessi membri del consiglio. Nell'attuale consigliatura il CSM ha cambiato del tutto il suo orientamento e, come sapete, in un caso famoso si è, io credo correttamente, adeguato alle indicazioni della magistratura amministrativa. Se volete, questa è una questione di minuzia, però è di rilievo anche generale, perché qualifica la natura della rappresentanza togata in seno agli organi di cui ragioniamo in un senso molto specifico. Mentre i laici, professori universitari o avvocati eletti dal Parlamento, non decadono se collocati a riposo perché in corso di mandato, perché sono portatori di interessi in senso lato politici che permangono a prescindere dalle vicende personali che li riguardano, questa diversa soluzione che riguarda i togati qualifica la rappresentanza togata proprio come vera e propria rappresentanza degli interessi dei magistrati in servizio, e alla fine quale autogoverno vero e proprio, insomma.
Quanto ai componenti di diritto, la rappresentanza istituzionale di cui dicevo prima, che c'è in tutti gli organi, ecco, bisogna considerare come conteggiarla, in particolare anche quanto al raggiungimento della quota proporzionale in ipotesi prescritta nel rapporto fra laici e togati. A questo fine sono o non sono equivalenti a quelli elettivi? Dalle parole del Presidente Carlino intuivo che non c'è una risposta fondamentalmente positiva. Ricordo per esempio che nella nota di Onida alla sentenza 16 del 2011 si diceva si può discutere se la Corte, anziché dichiarare inammissibile, fosse entrata nel merito della questione, avrebbe potuto dichiararla infondata dicendo guarda che i componenti di diritto finiscono per spostare a favore della componente togata l'equilibrio complessivo delle due componenti. Ma così la Corte non ha fatto, quindi noi non abbiamo ancora una... su questo punto, insomma, non abbiamo una risposta. Certo, appunto, quindi ragioniamo su norme costituzionali, quelle riferite alle magistrature speciali, che non ci consentono di andare molto avanti verso ipotesi di costruttivismo normativo spinto, oltre alla tesi della necessaria presenza di questi organi, secondo la tesi istituzionale che dicevo prima, ma andare oltre non è facile. Per esempio, quanto alla necessaria compresenza di togati e laici negli organi di governo delle magistrature speciali, di cui la Corte parla esplicitamente, quindi va preso come un precedente che c'è da questo punto di vista. Ma allora la domanda è: allora gli organi di governo delle magistrature speciali, fin quando non prevedevano la presenza dei laici, erano da ritenersi costituzionalmente illegittime? Domanda, se volete, superflua, inutile ormai, ma che in termini di principio può essere proiettata anche per il futuro. E forse si potrebbe rispondere negativamente. E ribadisco che è un ragionamento non in termini di opportunità, per carità, lo dico da ex componente laico del CSM, ma in termini di un vincolo costituzionale per il legislatore. Potrebbe rispondere negativamente, perché erano forse autenticamente organi di vero e proprio autogoverno delle magistrature speciali. Ricorderei del resto, sempre in termini di contesto sistematico, una nota giurisprudenza, anche questa costituzionale, che insiste sul pluralismo organizzativo delle magistrature speciali. La nostra sentenza 5 del 2018, che riguarda il famoso problema del ricorso per motivi di giurisdizione, l'articolo 111,8 della Costituzione, quale, come sapete, c'è stato un rinvio pregiudiziale delle sezioni unite della Cassazione alla Corte di Giustizia. Per la nostra sentenza, che ha scatenato appunto le perplessità delle sezioni unite, richiamava non è la prima a farlo, una nota affermazione di Costantino Mortati all'Assemblea Costituente, che si riferiva proprio al pluralismo organizzativo delle magistrature speciali, coerentemente, diceva Mortati, alla unità non organica ma funzionale di giurisdizione, che non esclude, anzi implica, una divisione dei vari ordini di giudici in sistemi diversi, in sistemi autonomi, ognuno dei quali fa per sé. La butto lì, è uno spunto, probabilmente è uno spunto che può essere surclassato dalla forza di quel modello costituzionale CSM che è sempre stato il riferimento, ma che però, come dicevamo prima, si presenta un poco più incerto negli ultimi tempi. Quanto alla proporzione laici togati, altro tema che, vedete, poi entrando nel tema lo si può scomporre in tanti aspetti che un po' sfuggono da tutte le parti. Quanto alla proporzione laici togati, una volta che si sia risposto ben inteso positivamente alla domanda precedente, necessaria compresenza, la Corte nella sentenza del 2011 sembra rimettersi alla discrezionalità legislativa,
Ma è evidente che su un aspetto così delicato la discrezionalità non può essere senza guide. E qui anch'io avevo in animo, come ha fatto il Presidente Carlino, di richiamare quei documenti elaborati in sede europea, quella raccomandazione del Comitato dei Ministri, ma anche documenti dei, per esempio del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei, i quali raccomandano che al fine di tutelare l'autonomia e quindi l'indipendenza dei magistrati, se vengono istituiti consigli di giustizia a composizione mista con laici e togati, la presenza dei togati dovrebbe risultare o maggioritaria o comunque non inferiore al 50%, dicono questi documenti. Io capisco bene che non è la stessa cosa, perché un conto è dire maggioritaria, un conto è dire, come sappiamo bene, come sapete bene voi, non inferiore al 50%. Sono documenti forse un poco ambigui perché devono tenere conto, tra l'altro, di realtà nazionali molto diverse da paese a paese. Pensate per esempio al caso della Francia, dove nella sezione del CSM relativa ai pubblici ministeri, se non ci sono state novità da quando io me ne ero occupato, mi pare proprio che i componenti laici vadano in prevalenza. Conclusivamente, perché non vorrei parlare troppo e vorrei lasciare spazio poi alle domande, e poi ci sono alcuni spunti sui quali mi ha chiesto di intervenire Aldo Carosi che non vorrei lasciare disattesi. Conclusivamente dico, per un giudice della Corte in carica è difficile tirare delle conclusioni nette, perché poi chi lo sa, mai un domani fossimo chiamati a doverci pronunciare, che dovrei fare? Dovrei probabilmente astenermi. Dico che qui tutto si gioca in un difficilissimo equilibrio fra ciò che pertiene certamente alla discrezionalità legislativa e però una visione d'insieme con equilibrio che riesca a tirar fuori dalla Costituzione, anche non necessariamente riferendosi al modello CSM, alcuni principi guida essenziali che non possono non guidare questa discrezionalità legislativa. Da questo punto di vista non vorrei entrare nei temi più direttamente relativi alla legge Brunetta, ma certamente non è facile evitare di dire che ci sono in quell'assetto dei rapporti fra presidente e organo consigliare degli aspetti che in qualche modo lasciano perplessi e che potrebbero utilmente essere oggetto di una revisione. Non so, ditemi come vogliamo procedere. Io mi ero preso degli appunti sulle cose che in particolare mi aveva chiesto Aldo Carosi. Se volete le posso dire subito o altrimenti le posso far entrare nel dibattito, riservandomi appunto di trattarle in modo più organico dopo, insomma, come preferite voi, ecco. Non vorrei adesso parlare troppo a lungo, perché poi anche online capisco che diventa pesante. Magari diamo la parola allora al professore Balestra e poi in sede di discussione il professore Zanon potrà completare anche quelle riflessioni richieste dal presidente Carosi. Prego Luigi. Grazie Presidente, consentitemi innanzitutto di esprimere un sincero ringraziamento al Presidente Guido Carlino e al Direttore della Scuola di Alta Formazione della Corte dei Conti per la sensibilità mostrata nel promuovere queste iniziative che sono indubbiamente di spessore assai significativo. Un saluto affettuoso a Angelo Buscema, al quale mi accomuna un percorso di 2 anni nell'organo di autogoverno che si è terminato nel settembre scorso in occasione della sua presa di servizio in Corte Costituzionale, e un sincero ringraziamento al professor Zanon, perché si è trattata di una lectio magistralis illuminante, per aver toccato plurimi profili che
destano in me certamente una molteplici riflessioni. Io assumo il ruolo un po', diciamo così, di discussant, ma al tempo stesso anche di intervistatore, perché i magistrati della Corte dei Conti mi hanno fatto pervenire alcune domande che poi rivolgerò all'illustre ospite, fermo restando che alcune delle domande in realtà riguardano temi che il professor Zanon ha già toccato, in quanto rappresentano un po' l'acme di vicende e interessi che si aggirano con riferimento agli organi di autogoverno. Allora, innanzitutto il professor Zanon parte da una riflessione che riguarda la presenza necessaria. Presenza necessaria che però va coniugata, come egli ha correttamente posto in luce, con norme scarse a livello costituzionale. Del resto già si dice che con riferimento al CSM le norme sono scarne, eppur contengono dei principi, contengono l'ossatura di quello che è l'organo di autogoverno, laddove niente è possibile rinvenire a livello costituzionale con riferimento agli organi di autogoverno delle altre magistrature. E allora la domanda è: il CSM rappresenta un modello? A ben guardare, nel leggere un po' quella che è la disciplina che caratterizza i singoli organi di autogoverno, come si suol dire, di garanzia, sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no perché ciascun organo di autogoverno ha una disciplina sua propria che si distonica sovente per quel che riguarda a partire dalla composizione. Il riferimento non è soltanto al Consiglio della Giustizia Amministrativa o al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, ma anche al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a quella della Magistratura Militare. Sono organi la cui composizione diverge. E questo probabilmente è il frutto della contemporaneità, dove non si può parlare più di modello, occorre declinare al plurale. Ormai sappiamo benissimo che la complessità crescente, che è figlia di una disarticolazione e stratificazione che si è andata innestando nella socialità, ci porta a rifuggire dall'idea del modello. Ogni vicenda ha un po' una storia a sé, del resto probabilmente la legge Brunetta voleva essere un po' voleva proporre un'idea pionieristica da cavalcare con riferimento agli altri organi, una sorta di sperimentazione all'interno della Corte dei Conti che doveva valere anche, diciamo, come momento di riscontro per la possibilità di riformare gli altri organi di indirizzo. E allora qual è la funzione, quali sono gli interessi che vengono in considerazione? E qui sulla composizione il professor Zanon ha insistito in maniera significativa. E faccio un passo indietro, sostanzialmente si dice l'organo di garanzia è un organo, non è un organo di governo, perché non c'è una politica della maggioranza, c'è una politica costituzionale che deve garantire indipendenza e autonomia, affinché la magistratura non possa dirsi governata né dall'esterno né dall'interno. E allora qui si tratta di trovare, a mio modo di vedere, una composizione equilibrata. Di qui, nella sentenza del 2011, quella discrezionalità legislativa a cui si faceva riferimento, pur nell'ambito di quelli che sono due principi elevati a livello costituzionale: da un lato l'esigenza di rifuggire l'idea di un'autoreferenzialità, dall'altro quella di una sorta di dipendenza dal punto di vista politico. E allora, se guardiamo alla Corte dei Conti e alla composizione, e noi diciamo molto spesso siamo portati a vedervi due componenti. A mio modo di vedere le componenti sono tre e che realizzano quell'equilibrio, perché c'è una componente togata elettiva, una componente di rilievo istituzionale e una componente di nomina parlamentare. Tra l'altro, e lo poneva in luce sia pur tra le righe il professor Zanon, la presidenza dell'organo di indirizzo è affidata al presidente dell'istituzione, così come avviene nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ma non avviene nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. E allora, se partiamo dal presupposto che
La magistratura non è un corpo autoreferenziale separatista, ma è un ordine che si collega a livello istituzionale, rispetto al quale l'organo di indirizzo deve fungere da meccanismo di collegamento. Ecco dunque che la componente laica, che poi nell'ambito del CSM è evidenziata non solo dalla figura del vicepresidente, ma anche dalla figura del presidente, evidentemente il Presidente della Repubblica, che offre il massimo collegamento rispetto al sistema istituzionale, perché la magistratura è un potere indipendente e autonomo, ma inserito in un contesto istituzionale. Ecco dunque che probabilmente questo è uno dei modi attraverso i quali concepire quel contemperamento tra plurime esigenze a cui i costituzionalisti ci hanno abituato, allorquando si tratta in qualche modo di salvaguardare plurimi interessi che possono, ancorché tutelati tutti a livello costituzionale, possono venire a confliggere. E allora qui il tema è l'indipendenza che è stata più volte evocata, indipendenza che si assicura attraverso plurimi, diciamo, meccanismi. Il primo è quello certamente di non considerare la magistratura un corpo autonomo, ma un corpo separato dalla rimanente complessa architettura costituzionale, ma un corpo inserito in quella struttura. Un altro tema, a mio modo di vedere, sul quale gli organi di garanzia dovrebbero riflettere, e si lega intimamente alla formazione del magistrato, perché l'indipendenza della magistratura si raggiunge anche attraverso un'adeguata attenzione alla formazione del magistrato e al tema della eticità della funzione. Questo perché da ormai alcuni decenni è un atto, un processo di costituzionalizzazione del diritto. Per me, che sono un privatista, ovviamente lo vivo con particolare attenzione, un processo di costituzionalizzazione del diritto che porta evidentemente, ha ampliato significativamente quella discrezionalità giudiziaria che molto spesso conduce non pochi giuristi autorevoli a parlare della giurisprudenza come, diciamo, fonte del diritto, quindi del giudice come un creatore del diritto. Un recente volume di Niccolò Lipari, che su questi temi ha dedicato studi ormai da più di 20 anni, parla di elogio della giustizia, ma di quella giustizia che si realizza non già attraverso l'ossequio e vuoto formalismo della legalità, cioè di una legge che viene posta nell'ambito di un procedimento che ne sancisce la validità a priori. La legge deve essere applicata secondo un processo che vede il giudice farsi interprete di quelli che sono i valori sanciti a livello costituzionale. Allora, io questa posizione personalmente non la condivido fino in fondo, ma ne prendo atto, perché poi la stessa Corte Costituzionale, il giudice Zanon lo ricorderà, per quel che riguarda il privatista, nelle note ordinanze sulla caparra penitenziale, ha affermato che il giudice può correggere il contratto, il che mi lascia particolarmente perplesso, perché significa aprire la strada a un controllo sull'equilibrio contrattuale che rischia di decretare un aumento significativo del contenzioso. Ma ciò detto, io penso che nel guardare all'indipendenza del magistrato occorre che gli organi di garanzia si diano in qualche modo carico di valutare quella che è la funzione, la formazione del magistrato in un'ottica che evidentemente deve essere quella di equilibrio. E questo, l'equilibrio che questo, diciamo, questo percorso può condurre, a mio modo di vedere, si riflette anche nella composizione dell'organo di garanzia. E allora, per chiudere questa mia breve riflessione, che mi ha consentito di ricondurmi anche al tema che poneva Aldo Carosi, cioè della trasparenza e dell'etica, dell'indipendenza,
Io penso che certamente ci siano altre soluzioni alternative a quelle che vedono la Corte dei Conti, il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, in qualche modo tratteggiato secondo uno schema che distonico rispetto agli altri organi di governo. E pur tuttavia, ritengo che l'equilibrio vada ricercato attraverso una composizione articolata delle plurime componenti, al fine di evitare che ci possano essere le tendenze a un autogoverno che venga inteso come un governo interno da parte della magistratura. Ciò detto, per venire a quelle che sono le domande che i magistrati ponevano al professor Zanon, la prima riguardava certamente la composizione, quindi su questo il professore ha già interloquito. La seconda domanda: quale ritiene siano gli interventi più idonei ad assicurare i prerequisiti di imparzialità e terzietà dell'organo disciplinare, anche alla luce della sua pregressa esperienza in seno al CSM? Vado avanti con le altre oppure facciamo un botta e risposta? Ma non, questo forse è meglio affrontarle una per una, perché sommano. Allora, questa riguarda i prerequisiti di imparzialità e terzietà dei componenti delle sezioni disciplinari, CSM. Ma nella mia esperienza uno dei problemi che si sono più frequente, che frequentemente si riscontravano di più, attenevano al fatto che i componenti della disciplinare, che sono anche componenti ovviamente del consiglio nel suo complesso e quindi fanno parte anche delle commissioni di tipo amministrativo, venivano a conoscenza di questioni che poi venivano trattate in disciplinare anche sotto altri profili, per esempio in prima commissione con riferimento alle ragioni di incompatibilità ambientale, che non sono di natura disciplinare ma sono di natura oggettiva, ma che potevano anche avere un cotè disciplinare, o viceversa, nel senso che questioni che erano state affrontate in sede disciplinare dal componente della sezione, effettivo supplente che fosse, perché poi era una supplenza frequente, venivano poi a essere anche oggetto di un dibattito in plenum o in commissione, poi in plenum, ad esempio quanto alle valutazioni di professionalità, perché per esempio una pregressa sanzione disciplinare che magari il componente del CSM aveva contribuito a irrogare diventava anche poi oggetto di una rinnovata valutazione in plenum circa la positività o la negatività della valutazione professionale da dare a quel magistrato, il che implicava situazioni un poco antipatiche, innanzitutto perché in qualche modo il magistrato veniva valutato due volte, questo in generale, ma soprattutto il componente che aveva partecipato prima alla disciplinare poi era in plenum, godeva di informazioni magari maggiori rispetto a quelle dei suoi colleghi. Ed era in qualche modo pregiudicato, aveva necessariamente, poteva nutrire una sorta di pregiudizio negativo o anche positivo nei confronti del magistrato in oggetto. Il che pone dei problemi molto seri, quanto adesso non so come se e come li si vorrà affrontare in sede di riforma, quanto alla previsione di forme di incompatibilità interne ai componenti del Consiglio eletti, sia togati che laici, e che dovrebbero portare a dire che se tu sei componente della disciplinare non puoi essere, per esempio, allo stesso tempo componente della prima commissione che si occupa delle incompatibilità ambientali o della quinta, che è quella che riguarda gli incarichi direttivi e semidirettivi, perché sono le commissioni in cui maggiormente questa incompatibilità concreta può venire a manifestarsi. Naturalmente tutto questo comporta poi delle difficoltà organizzative
di gestione, di ripartizione dei componenti nelle articolazioni interne del Consiglio che andranno in qualche modo risolte, non so se a livello legislativo, probabilmente solo in termini di principio a livello legislativo, ma poi tradotte concretamente nel regolamento del Consiglio Superiore. Ma immagino che problemi di questa natura si possano manifestare o si manifestino anche negli organi delle magistrature speciali. Io ho qualche ricordo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in cui effettivamente anche lì qualche problema poteva porsi. Quindi bisognerebbe ragionare, per farla breve, su questo, su regole di incompatibilità rigorose, ma stando attenti però poi a non creare status differenziati dei componenti dei consigli che siano irragionevoli o difficoltà pratiche organizzative insormontabili. Insomma, anche qui non è facile, però questo mi sembrava il problema. Grazie. E una seconda domanda fa riferimento al discorso tenuto dal Presidente della Repubblica all'Assemblea straordinaria plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura l'indomani dei noti fatti del maggio 2019, dove parla di rigore, trasparenza nella assunzione delle delibere che riguardano le procedure di affidamento degli incarichi. Ecco, la domanda è: quali gli anticorpi in qualche modo concepibili per far fronte a questa esigenza che il Capo dello Stato ha evidenziato in quell'occasione? Ma questo è il problema dei problemi, probabilmente, ed non è facile anche qui dare delle indicazioni che non siano puramente retoriche, però permettetemene una: conta molto anche l'aspetto personale, cioè se tu, io ho sempre rifuggito per esempio dalla quinta commissione, ma perché proprio non mi interessava la quinta commissione degli incarichi direttivi e direttivi, non ci sono mai entrato perché non avevo interessi e anzi trovavo molto antipatico dover poi dare delle valutazioni sulle persone, mi interessavano di più le questioni di carattere generale, teorico, ma dire tu sei bravo, tu meno, tu vieni prima, tu vieni dopo, trovavo molto difficile e antipatico. Ma al di là di questo, conta ecco un certo disinteresse. Guardate che questo attiene ai componenti laici, ai togati, che sono eletti e quindi rispondono a un elettorato e devono tener conto della fiducia che hanno ottenuto, questo lo capisco bene, ma riguarda anche i componenti laici, perché parliamone in astratto naturalmente, ma se tu sei avvocato nella città di Vigata, dove c'è il commissario Montalbano, sei avvocato penalista a Vigata, hai o non hai un interesse a partecipare alla nomina del procuratore di Vigata? E quando torni a fare l'avvocato, perché durante il periodo del consiglio non lo puoi fare, ma quando torni a fare l'avvocato a Vigata, è motivo di tua soddisfazione o di tuo interesse l'aver contribuito a nominare il presidente del tribunale di Vigata o procurazione? Sono problemi che riguardano anche i laici in qualche misura, e io vi devo dire che quando ero al CSM vedevo all'opera meccanismi esattamente di questa natura che riguardavano trasversalmente togati e laici. Questo sotto il profilo personale. Sotto il profilo delle modalità organizzative, per esempio, una delle cose che andrebbe fatta, ma mi pare che sia previsto ormai, non so se nel progetto Bonafede già o nello stesso regolamento consigliare, non ho più controllato, è un ordine cronologico rigoroso delle nomine negli uffici direttivi e semidirettivi, cioè quel posto è andato a scadenza per primo, va coperto per primo, non è che lo tengo da parte per vedere poi di contrattarne la copertura in cambio di altre, il che vuol dire che ci dovrebbe essere appunto un ordine rigoroso nelle coperture cronologiche, in modo da evitare la spartizione dei posti che molto spesso avveniva con nomine che venivano ritardate ad arte per poterle farle coincidere con altre, in modo da contrattare tra correnti la spartizione vera e propria.
Questo tra l'altro fu oggetto in passato non solo di richiami dell'attuale Presidente della Repubblica, ma già ricordo all'epoca mia del Presidente Napolitano che raccomandava un rigoroso criterio cronologico temporale nella trattazione delle pratiche. Insomma, questo mi parrebbe uno dei profili essenziali. E poi naturalmente le regole e l'applicazione dei principi e delle regole che riguardano le valutazioni, questo apre un mondo di nuovo che mi pare possa essere governato da due, anche qui, da due scelte fondamentali. Il Consiglio deve essere vincolato nella propria discrezionalità inevitabile da regole che si è dato ex ante e le deve rispettare sempre. Un mio autorevole collega all'epoca parlava purtroppo del CSM come del posto delle deroghe, perché in realtà questi criteri preventivi per la valutazione delle singole professionalità in un caso venivano usati in un modo, nel caso successivo, per strani motivi, per ragioni non confessabili, venivano completamente ribaltati. Quindi ci vorrebbe una stabilità negli orientamenti, nell'utilizzo della propria discrezionalità, sulla base di regole che il Consiglio può darsi con le proprie circolari per autodisciplinare la propria discrezionalità. Ci devono essere dei principi legislativi che regolano questa discrezionalità, perché da base legale le riserve di legge ci sono in Costituzione e vanno rispettate. Qui è anche un po' il discorso che faceva Aldo Carosi prima. È un difficile confine, questo è appunto il secondo aspetto, quello tra pervasività delle regole di ordine legale e ampiezza della discrezionalità consiliare, perché bisogna trovare un equilibrio. La legge non può essere eccessivamente minuziosa, perché se lo fosse priverebbe ingiustificatamente l'organo consiliare, qualunque esso sia, della propria inevitabile discrezionalità, ma allo stesso tempo non è consentito a un organo consiliare, a mio modo di vedere, con scelte preter o addirittura contra legem, andare contro a quelle che sono le indicazioni contenute nella base legale in ordine, per esempio, all'uso dei criteri valutativi, al loro peso rispettivo nei singoli casi, eccetera, eccetera. Ecco, grazie. Il tema delle nomine a pacchetto è certamente uno delle grandi questioni che si sono agitate nella riflessione, perché poi ci sono stati casi piuttosto eclatanti che ne hanno giustificato, diciamo, l'accensione dei riflettori. Mentre su quest'ultimo aspetto della discrezionalità verteva l'altra domanda, ma sostanzialmente l'abbiamo esaurita, perché è come uscire fuori dalla mera discrezionalità e quindi come trovare un punto di equilibrio tra il tema dell'anzianità, che pur deve essere in qualche modo adeguatamente valorizzato, e quella discrezionalità che poi, per quel che riguarda gli uffici direttivi, deve potersi indirizzare anche nella adeguata valutazione di quelle che sono le capacità organizzative, nella consapevolezza che chi è chiamato a assumere un incarico direttivo di fatto è diciamo richiesto di assolvere funzioni che magari fino a quel momento non ha mai svolto, e che richiedono in qualche modo delle doti di managerialità che vanno in qualche modo soppesate anche sulla base dei curricula che vengono sottoposti all'esame di chi è chiamato a decidere. Bene, molte grazie. Io a questo punto non so se… Forse da dare una risposta a Aldo Carosi. Perfetto, grazie. Al mio amico Aldo non posso non rispondere. Lui ha posto tanti problemi, per esempio trasparenza e terzietà e provvedimenti contro il gruppismo. Questo ho trovato un'espressione molto significativa. La partecipazione dei componenti dei consigli a concorsi, promozioni e così via. Allora, questo riguarda sia i togati ovviamente, ma anche i componenti laici. Per esempio, per i laici io penserei che l'introduzione, mi pare fosse prevista nel disegno di legge Bonafede, anche se in termini molto vaghi,
di forme di audizione preliminare dei candidati laici ai consigli di giustizia sarebbe una buona cosa, cioè delle audizioni in commissione giustizia. Lo so che poi questo comporta tutta una serie di conseguenze complesse sui regolamenti parlamentari, sulla legge, perché dovrebbero esserci a questo punto delle candidature formalizzate, cosa che non avviene mai, no? Ci sono delle indicazioni sui nomi da votare in Parlamento, però ascoltare i candidati non è mai una cosa sbagliata, perché probabilmente bisogna che chi ascolta sia a sua volta in grado poi di porre le domande e di valutare con competenza quello che sente, e naturalmente noi partiamo dal presupposto che in Parlamento avvenga così, però ascoltarli e farli parlare sulla propria preparazione, sul proprio interesse, sulle proprie motivazioni, tutto sommato non è mai una cosa sbagliata, serve a evitare forse le scelte meno commendevoli. E d'altra parte, quando noi eravamo al CSM, facevamo a nostra volta le audizioni sui candidati alle procure più importanti o ai posti direttivi comunque più importanti, non è che fossero risolutive, ma dicevano qualcosa sui candidati. Quindi è una forma anche di trasparenza che aiuta a evitare scelte o di mandare persone che poi fanno gruppo, fanno gruppismo anche dal punto di vista parapolitico dentro i consigli. Ora, partecipazione a concorsi e promozioni, tu sai Aldo che questo è stato un nervo scoperto del CSM in particolare, non so bene come funzioni adesso negli altri organi di governo delle magistrature, ma finché c'ero io, per 2 anni successivi i componenti togati non potevano prendere parte a concorsi. So purtroppo che nella consigliatura successiva hanno ottenuto una abbassamento a 1 anno di questo limite. Ora, badate, questa norma serve a evitare che appunto si scateni un conflitto di interessi, magari indiretto anche, ma se tu sei componente del Consiglio puoi pilotare la messa in discussione, la decisione di posti direttivi o semidirettivi in un modo tale che potrà poi, tu puoi immaginare, facilitarti la condizione quando esci dal Consiglio, il che naturalmente significa muovere da una prospettiva di, virgolette, sospetto nei confronti del componente del Consiglio che nel migliore dei mondi non dovrebbe figurare, ma in realtà purtroppo funzionava proprio così, e allora si era approvata questa disposizione che per legge impediva per 2 anni, poi l'hanno abbassata ad 1 anno e questo è stato frutto, da quello che si è letto anche sui giornali, di tanti problemi successivi che hanno coinvolto vicende della magistratura. Credo che in sede di riforma su questo si voglia tornare per ripristinare un severo divieto di partecipazione per un certo periodo successivo alla conclusione del Consiglio. Quanto alla base... Nicolò, sempre con la tua ontologica correttezza ti sei più speso nei confronti dei membri laici. Secondo me il problema è forse più forte per i membri togati, proprio perché io faccio questa equazione. Criteri obiettivi, motivazione... Quindi si può dare il criterio discrezionale con votazione segreta, per esempio votando un semplice soggetto, quella è la negazione della valutazione discrezionale. La valutazione discrezionale a un certo momento dovrebbe avere una motivazione che se si deve scegliere, se esiste il discrezionale, credo che debba essere motivato. E poi lo vedo anche la giustiziabilità dell'abuso di questa discrezionalità, che in alcuni casi è assenza, che è peggio della discrezionalità viziata. Ed allora torna, io l'avevo collegato alla domanda, ma è sufficiente che siano i TAR e il Consiglio di Stato a giudicare dei vizi di queste nomine,
oppure il sistema qui subisce veramente un cortocircuito perché crea delle dipendenze e delle interdipendenze che la Costituzione sicuramente non immaginava quando fu stesa in base a quei principi. Intanto era dovuto, credo, un riferimento alla componente laica, perché è vero che poi adesso il racconto riguarda essenzialmente le degenerazioni correntizie dei togati, ma secondo me è molto importante anche assicurare la presenza di laici di alto profilo, di autorevolezza, che non hanno nulla da chiedere o da temere rispetto alle... Assolutamente d'accordo. Perché questo conta molto, nel senso che poi se tu riesci a mantenere un profilo dignitoso, non dico niente di più di questo, questo ha comunque un effetto positivo sull'attività consigliare e giustifica allora davvero realmente quell'equilibrata presenza di componenti laici dentro un organo consigliare. Quando mi riferivo al divieto di partecipazione ai concorsi, però mi riferivo essenzialmente ai togati, come è noto. Quanto alle modalità di votazione, in realtà noi all'epoca del Consiglio si votava palesemente, avevamo forme di voto elettronico, ma erano forme di voto in cui era tranquillamente possibile ricostruire appunto le diverse maggioranze, ma questo non faceva ostacolo. E anche la costruzione delle motivazioni, spesso quando si trattava di rovesciare un precedente, posto delle deroghe a cui facevo riferimento prima, usare gli stessi criteri ottenendo il risultato opposto a seconda del soggetto che era in giudizio, veniva motivato con motivazioni acrobatiche in cui non ci si faceva spesso, in cui non ci si vergognava, ecco. Anche se poi c'erano le minoranze, ma le minoranze poi venivano battute. Quanto al punto che ponevi da ultimo, organo ad hoc per giudicare, sulla cosiddetta giurisdizione o giustizia domestica si è tanto scritto, è un problema che riguarda molto la magistratura amministrativa, da quello che ricordo, perché i provvedimenti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa vanno giudicati dai TAR, dal Consiglio di Stato, quindi di fatto dagli stessi, quindi era una sorta di circolo vizioso o virtuoso, non lo so, ma la creazione di un ulteriore organo ad hoc, dovremmo immaginare che basterebbe la legge ordinaria, ci vuole la riforma costituzionale, farebbe il paio con l'idea di istituire un'alta corte disciplinare addirittura per tutti i magistrati, con legge costituzionale, quindi portando fuori la giustizia disciplinare dai consigli come sono oggi presenti. E lo so che è un cavallo di battaglia di alcuni, tra cui l'amico presidente Luciano Violante. Io avrei qualche perplessità, perché in fin dei conti la giustizia disciplinare rettamente intesa per professionisti del diritto, come sono i magistrati, è una giustizia dei pari, assicurata dai pari, che hanno tutto l'interesse ad assicurarla, perché hanno tutto l'interesse a far sì che l'ordine di riferimento venga governato secondo principi di disciplina e di onore e di prestigio nei confronti dell'opinione pubblica. Scorporarla e metterla fuori sarebbe un po' l'extrema ratio quando proprio ci si rende conto che non è più sperabile nulla dagli ordini di riferimento e occorre creare appunto un'alta corte composta di nuovo secondo i criteri un po' tipo corte costituzionale che possa garantire questo saggio giudizio esterno, ab externo proprio. Ma allora qui si perderebbe la originaria vocazione della giustizia disciplinare che, come dicevo prima, a mio modo di vedere nasce e si sviluppa correttamente come giustizia dei pari per assicurare che il prestigio dell'ordine di riferimento sia mantenuto alto. E
i pari che sarebbero quelli che dovrebbero meglio conoscere diciamo, ciò che rafforza questo prestigio e ciò che invece lo indebolisce, ferme restando quelle forme di tipizzazione degli illeciti che sono poi fatte con legge che conosciamo per la magistratura, essenzialmente per quella ordinaria. Così la penso io perlomeno. Però solo questo volevo aggiungere. Noi proprio come pronunce abbiamo attaccato la giustizia domestica, tant'è vero che anche la Corte Costituzionale ha dei collegi ad hoc fatti tra l'altro con magistrati in quiescenza. Ma il mio discorso non era tanto sul procedimento disciplinare, perché ti volevo risparmiare l'ultimo tourmalet. Perché in realtà, mentre nella magistratura ordinaria non va dubbio che si tratti di attività giurisdizionale, la giustizia disciplinare della magistratura amministrativa e contabile si svolge secondo i dettami del procedimento amministrativo. La mia era semplicemente un sindacato sull'arbitrio, se posso dire, non tanto sulle scelte, perché le scelte sono sempre soggettive poi alla fin fine, ma sull'assenza di trasparenza. Quantomeno si deve sapere come ha ragionato, sia pure con gli artifici che tu dicevi, colui che poi ha nelle mani il destino del collega e come hai messo in evidenza anche dello stesso. Ecco, era un po' questo il collegamento che ci teneva, anche perché ne abbiamo parlato diverse volte in separata sede. Grazie comunque, Nicolò, anche di avermi sopportato. No, grazie a te, anzi io avrei voluto sopportarti molto più a lungo, come sai. Bene, quindi direi la parola ad Angelo. Angelo. Beh, io a questo punto mio compito è un compito particolarmente gradito, anche perché, a parte la possibilità di incontrare Luigi Balestra, che ho piacere di salutare molto affettuosamente per il percorso fatto insieme, di salutare Aldo e poi desideravo anche ringraziare Nicolò Zanon, che non ha resistito alle lusinghe che ho fatto quando io ho proposto di fare questa Exo Magistralis, e ho detto, io subito ho proposto gli organi del governo, e lui è rimasto completamente affascinato da questa idea. Io credo di interpretare tutto il pensiero di tutti, per ringraziare ancora una volta e ringraziare il presidente Carlino, perché averci offerto questa opportunità di ascoltare, insomma, una trattazione in discussa autorevolezza su un tema di grande attualità e che ci toccano tutti da vicino. Allora, il ringraziamento ovviamente va anzitutto al presidente Carlino, al presidente amico Aldo Carosi, all'amico Nicolò Zanon, insomma, per la disponibilità e l'attiva partecipazione che ha consentito a questo appuntamento, diciamo, voglio dirlo, un epilogo superiore alle aspettative per rigore degli studi e proficuo dibattito, che ovviamente ho molto apprezzato, sia la sua relazione che l'abile conduzione degli interventi del professor Balestra. Allora, insomma, questa lectio magistralis dei giudici costituzionali si è oggi arricchita di un ulteriore elemento di questo quarto appuntamento, è un ulteriore confronto, vivace ma anche sereno, perché affrontare un tema centrale e di grande rilevanza che riguarda l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Alla luce di questa diretta esperienza maturata sul campo, il professor Zanon ci ha accompagnato con la consueta competenza e intuizione critica in un ambito oggetto di dibattito, toccando diversi profili su cui di un tema il cui contatto tra la teoria e la realtà cerca un equilibrio per i complessi concreti che esso presenta per la vita dell'intera magistratura.
Vengo dunque a chiudere in una, spero, degna cornice il quadro di singolare interesse che con maestria e autorevolezza a tutti coloro che sono intervenuti e hanno composto anche questa volta. Il tema proposto dalla lezione di oggi appartiene a quella categoria di argomenti che suscitano, anche se solo accennati, l'attenzione di tutti coloro che operano nel campo giuridico, ma anche di chi, come cittadini, tiene alla pronta e retta amministrazione della giustizia, che assicura la realizzazione effettiva della libertà di tutti e di ciascuno. Gli argomenti attraverso i quali è stato articolato il tema centrale, delicato e ricco di implicazioni, da volte problematiche e sempre più interesse, ci hanno mostrato una panoramica completa che ha abbracciato diversi aspetti e sfumature di rilievo, fin dalla riflessione preliminare sulla definizione stessa dell'IFIA di organi come comitato governo, quello di governo autonomo della magistratura. Dire autogoverno significa dire autonomia organizzativa e funzionale. È per realizzare indispensabile che i magistrati siano posti in condizione di non avere nulla da temere e neppure nulla da sperare dagli organi del potere legislativo e da quelli del potere governativo. Le formule teoriche contano per assicurare la necessaria coordinazione tra poteri sovrani, dalla cui armonica collaborazione soltanto è possibile ottenere l'equilibrio e l'organica efficienza del complesso delle funzioni pubbliche. Nel rispetto del fondamentale raccordo tra poteri di una democrazia costituzionale, gli organi del governo sono organi di amministrazione in materia di status dei giudici, che si muovono ai limiti e nello spirito della legge che fa il Parlamento. La magistratura costituisce un ordine autonomo e come il Parlamento si amministra da sé. A essa è affidato tutto quel complesso di attività che governa e disciplina lo status dei magistrati, l'assunzione in carriera, le promozioni, i trasferimenti da sede a sede, i passaggi da funzione a funzione, a supporto dell'indipendenza costituzionale, funzionale e istituzionale dei magistrati. Un'indipendenza limitata o condizionata non è concepibile. Sono i principi di indipendenza e autonomia, sempre in ossequio agli equilibri costituzionali dei poteri e delle funzioni, che devono guidare anche le scelte concernenti la struttura e la giusta proporzione tra i componenti togati e i componenti reali degli organi, definiti dalla Costituzione solo per il CSM, come è stato detto, e non anche per le misure speciali, per le quali si rinvia la legge ordinaria senza altre specifiche indicazioni. Si tratta di una riserva di legge aperta e non vincolata dal dettato costituzionale, che schiude a suggestive riflessioni con riguardo ai limiti e ai confini della possibile influenza del modello CSM sugli organi di autogoverno delle misure speciali, anche con riguardo alla cruciale questione della loro composizione, soprattutto con riferimento alla proporzione di componenti togati e laici elettivi di tali organi, affrontata nel silenzio delle norme costituzionali dalla sentenza già più volte richiamata, il numero 16 del 2011. Su tale profilo, grazie all'attività svolta come componente laico del CSM, il professor Zanonna ha potuto osservare da una prospettiva privilegiata quanto sia delicata la questione della posizione dei consigli e, a maggior ragione, di quella delle sezioni disciplinari, dove sono più che mai necessarie scelte rigorose e lineari nel rispetto dei principi di imparzialità e terzietà che la contraddistinguono. L'obiettivo è affermare l'indipendenza, ma soprattutto eliminare le cause che possono ledere non solo il singolo magistrato, ma l'intero istituto e il suo prestigio. In fondo, il giudice è una delle manifestazioni della sovranità dello Stato. Il professor Zanonna ha espresso al riguardo le proprie valutazioni sulle conseguenze che potrebbe derivare da composizioni che influenzino il bilanciamento degli interessi, forzatamente tutelati, volta a evitare tanto la dipendenza dei giudici dal potere politico quanto la chiusura degli stessi in caste autoreferenziali. Sul punto è stata richiamata anche quella sentenza costituzionale, come la sentenza quella del numero 5 2018, esattamente ai lavori dell'Assemblea Costituente, che insiste sul pluralismo organizzativo autonomo delle magistrature speciali. Tuttavia, tutta presente l'esigenza di modelli organizzativi omogenei per la funzione degli organi al governo di queste ultime. È vero, abbiamo organi di autogoverno per la giustizia amministrativa e la Corte dei Conti che sono diversi, come anche quella per quanto riguarda la giustizia tributaria. Ed è un fatto, una constatazione, per quelle oggi non possiamo che prenderne atto.
estendendo lo sguardo alle raccomandazioni elaborate in sede europea in merito, richiamate dal Presidente Carlino, è stato pensato come la salvaguardia dell'autonomia e quindi dell'indipendenza dei magistrati possa essere garantita da una presenza maggioritaria dei membri togati o comunque non inferiore al 50% del totale dei componenti. Per garantire una maggiore indipendenza e autonomia all'interno di organi del governo, molte sono state le teorie formulate, alcune anche suggestive. E sul tema il professor Zavanna ha proposto alcune riflessioni anche nei confronti della gerarchia interna giudiziaria e posto anche in discussione il modello CSM. Ha fatto piacere anche questa sua osservazione molto attenta e critica. Di fronte al problema di un possibile condizionamento delle appartenenze e delle correnti associative, il professor Zaron ha ventilato alcuni possibili rimedi. Innanzitutto ha richiamato il rigoroso criterio cronologico della copertura dei posti e delle funzioni. Credo che questo sia, forse per chi conosce questi aspetti, sembra una riflessione scontata, ma non è scontata, perché attraverso una applicazione cronologica rigorosa per copertura dei posti si possa evitare questi sistemi di aggiudicazione dei posti che siano poi una sorta di spartizione, e questo ovviamente il professor Zanon lo ha rimarcato. Così come ha ricordato la necessità di una stabilità degli orientamenti degli organi del governo secondo regole prestabilite, cioè l'applicazione dei criteri, e quindi fa piacere di conclusione ricordare anche questa esigenza di una stabilità di orientamenti, quindi dell'applicazione delle regole. Il reale superamento di un sistema condizionato alle appartenenze con un rinnovo parziale dell'organo di autogoverno, questo è stato citato da professor Zanon come riferimento al modello che è stato previsto nel CSM. L'analisi, ovviamente questa è soltanto una delle varie opzioni, varie possibilità. E diciamo poi anche nel tempo della riflessione su quello che è stato l'intervento del professor Zanon, l'analisi imparziale svolta è stata allargata a nuovi profili, quali la presenza o meno dei componenti togati, le conseguenze giuridiche che possano derivare o l'assetto delle competenze dell'ambito degli organi, tenendo conto anche della specificità delle funzioni di controllo e quelle giurisdizionali. Questa è un'osservazione che è stata riportata soprattutto dal Presidente Carlino. Forse vorrei essere un po' più esplicito con riferimento a questo punto. Cioè, una delle possibilità che è stata possibile di una riforma della legge Brunetta può essere quella di prevedere che nella composizione dei componenti togati si debba tenere conto non delle qualifiche, ma tenere conto dell'appartenenza del svolto, le funzioni di controllo e giudizionale. Non me ne voglia nessuno, ma è una constatazione: gli attuali componenti del Consiglio di Presidenza togati sono tutti appartenenti all'area giurisdizione. È una constatazione, non è nessuna critica, ma questo vuol dire che non vi è una componente dei componenti togati che abbia una esperienza concreta nell'ambito del controllo nella sua applicazione. Sì, può conoscere il controllo, ma una cosa è essere eletto con rappresentanza del controllo, una cosa è avere soltanto l'esperienza del controllo. Quindi, a mio avviso, questa è una delle ipotesi che è stata ventilata, e richiamo anche l'osservazione che ha fatto in questo senso il Presidente Carlino. Nel Consiglio di Presidenza della Corte è stato visitato dalla legge numero 15, più volte citata, è stata oggetto di critici rilievi contenuti nella sentenza numero 57 del 2017 della Corte Costituzionale, con la magistrale penna dell'amico Aldo Carosi. Certamente è una sentenza che ha posto delle problematiche, ha posto sicuramente dei profili sui quali evidentemente poi la discrezionalità del legislatore non è andata avanti per quanto riguarda rispetto alle censure che sono state avanzate, ma è un punto essenziale di riferimento. Per quanto riguarda poi un altro aspetto che qua è stato
soprattutto suscitato anche dall'intervento di Aldo Garosi. Diciamo, per quanto riguarda le procedure per le delegate procedure per selezione degli incarichi e la selezione delle candidature, il professor Zanon ha indicato alcune misure che aiuterebbero a contemperare il criterio di anzianità del ruolo con l'anzianità sulla base di criteri predeterminati, e qui ha posto in luce l'ha posto sotto altri profili, ma a me piace ricordarlo anche per quanto riguarda questo particolare aspetto, la necessità di audizione dei candidati, perché la audizione dei candidati, e questo posso parlarvi a questo punto per esperienza personale, avendo svolto questa funzione di presidente della Corte, e quindi aver svolto anche coordinato le audizioni dei candidati e le varie procedure, posso dire che l'audizione dei candidati non è un elemento decisivo, ma un elemento che consente innanzitutto la conoscenza da parte di tutti i componenti dell'organo di governo, la conoscenza del candidato, e per verificare l'attitudine a ricoprire l'immediato compito di incarico. Quindi l'audizione è un elemento soprattutto di conoscenza, è un elemento di trasparenza. Sempre l'amico Aldo Carosi ha sollevato la questione di evitare il conflitto di interessi per i componenti locali che partecipano a attribuzioni di incarichi e di funzioni. Certo, ovviamente questo è un tema aperto, un tema sul quale evidentemente si è posto più volte una problematica che è stata risolta in altri organi di governo, ma non per la Corte dei Conti, di porre i componenti toccati fuori ruolo, cioè vuol dire non ricoprire contemporaneamente altre funzioni. Questa è una delle tante soluzioni probabilmente che possono essere adottate nel momento stesso in cui ci sono, ma ovviamente parliamo di una riforma complessiva per quanto riguarda la composizione dei componenti del toccati all'interno del Consiglio. Certo, io qua richiamo insomma, fermo restando il fondamentale rispetto delle regole stabilite nelle procedure e nelle deliberazioni, il Presidente della Repubblica ha richiamato l'esigenza di principi di assoluta trasparenza, e questa credo, la trasparenza credo che sia esattamente quello che deve guidare l'organo di governo a tutela sia delle magistrati sia anche dei cittadini che sanno che l'organo di governo garantiscono una corretta e trasparente amministrazione dei compiti affidati. È stata sollevata la questione riguardante questo organo ad hoc, la proposta del professor Violante, per le questioni disciplinari. E il professor Zanon ha espresso perplessità, e diciamo che questa è un extrema ratio, un giudizio obiettivo esterno, non è un giudizio tra i pari che meglio conoscono. Qui credo che mi trovo personalmente in linea, perfettamente in linea con l'indicazione che vede il professor Zanon, ma non è l'unico caso in cui mi trovo allineato con la sua esperienza. E credo che insomma assolutamente questo che sia un tema che probabilmente potrebbe essere sottoposto ad una nuova valutazione nel momento stesso in cui si dovesse decidere di cambiare il sistema delle impugnazioni di fronte ai problemi che sono stati sollevati dinanzi agli organi del governo. Oggi come oggi, di fronte a provvedimenti degli organi di governo della Corte dei Conti, come anche effetto di giustizia amministrativa, comparente giudice amministrativo. Probabilmente questo è un tema sul quale evidentemente una riflessione deve essere svolta, però la soluzione che è stata avanzata credo che siano assolutamente da un metodo di riflessione, ma non credo che questa prospettare in questo modo possa essere una soluzione
coerente e in qualche modo soddisfattiva e soddisfacente per tutti. Insomma, io adesso vorrei concludere, perché sennò la faccio lunga e poi diventa un'altra relazione, invece io devo fare conclusioni, quindi volevo anche, insomma, i delicati aspetti che sono trattati oggi di organo del governo toccano da vicino la vita lavorativa di chi svolge una funzione di custode e garanzia dell'attuazione delle leggi, il regolamento dei diritti di ciascuno e l'azione nell'ambito della comunità. L'autogoverno è dunque il fulcro di indipendenza della magistratura, perché la sua funzione giudiziaria non è super partes, ma al di fuori delle parti. Il potere che esercita con strumento di difesa delle libertà non può non essere indipendente in senso assoluto. Ritengo che grazie a questo ciclo di lezione, se anche oggi abbiamo potuto avvicinarci a questioni rilevanti che con l'analisi certosina e un vivo dibattito abbiamo potuto approfondire pure in vista di sviluppi futuri. Un'ulteriore tessera è stata aggiunta al composito mosaico delle problematiche da anni interessa il sistema di autogoverno. È un punto di passaggio importante per una riforma per quanto riguarda gli organi del governo di tutte le magistrature. Concludo veramente, non mi resta che porgere un saluto, un ringraziamento a chi è intervenuto e a tutti voi che avete dovuto essere presenti oggi. Saluto che poi un arrivederci su questa piattaforma web per arricchire con un'altra interessante lezione per questo prezioso ciclo. Vi ringrazio e ringrazio veramente ancora una volta il professor Zanon, col quale poi domani pomeriggio avremo modo di leggere un'ordinanza piuttosto importante, e credo che insomma avremo un appuntamento. Lo ringrazio anche perché personalmente per aver distolto, diciamo, un'ora e mezza della sua giornata rispetto a delle questioni così importanti e rilevanti del quale il relatore. La scelta del professor Zanon come relatore su questioni delicate come quella di cui domani parleremo vuol dire un affidamento a persona che ha sicuramente un maestro, e quindi come tale dobbiamo apprezzare anche la sua disponibilità che ha dato in questo incontro di oggi. Lo ringrazio ancora una volta e il mio compito è salutare te e salutare anche tutti coloro che sono intervenuti e coloro che hanno ascoltato la lezione magistralis. È stato un piacere Angelo, è stato un piacere Aldo, è stato un piacere anche con il professor Balestra, grazie davvero. Grazie, grazie per questa splendida occasione. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Grazie.